per Full Art Immersion parliamo di Raffaele Mazza, questo artista di Lamezia Terme che approccia l'arte vedendo lo zio materno, un artista che ha un modo di lavorare che affascina Raffaele Mazza al punto tale da fargli prendere una decisione importante, quella di intraprendere anche lui un suo percorso artistico. Innanzitutto Raffaele Mazza nelle sue opere libera il, veramente in senso proprio il proprio io, ed è un artista sperimentatore, sperimentatore perché gli piace utilizzare veramente una grande differenza di materiali, sia nella scultura sia nella pittura, e materiali e tecniche, quindi lavora su pietra, su ferro, su piombo, su vetro, su tela. E un'altra caratteristica del modo di lavorare di Raffaele Mazza è che questo artista incastona nelle opere che realizza dei materiali particolari, questo per dare un senso, un significato, talvolta addirittura dei significati simbolici estremamente precisi, estremamente profondi alle sue opere. Una delle caratteristiche del modo di lavorare di Raffaele Mazza è che uno dei suoi soggetti preferiti è il sacro. Si trova bene questo artista nel raccontare il sacro e nel realizzare opere che diano appunto questo senso e questa potenza del sacro. Peraltro per lui questa cosa è talmente importante che recentemente ha avuto un'occasione fondamentale della sua vita, quello di incontrare il Papa, il Santo Padre, al quale donargli un'opera. Insomma, qui sicuramente nel curriculum di un artista è una cosa senz'altro assolutamente degna di nota. Nel suo percorso artistico va assolutamente menzionata la moglie Paola, perché poi alla fine lui lavorava, sperimentava, ma è stata lei che lo ha spinto, l'ha portato a esternare la sua arte al pubblico di modo che possa essere conosciuta. E questo artista si riconosce nel cosiddetto idealismo artistico, cioè dove appunto non importano i materiali, non importano i concetti, importa quello che uno sente dentro. Abbiamo parlato di Raffaele Mazza per Full Art Immersion.